Si può dire che recitava come i fiori profumano, come risplendono le stelle, come cantano gli uccelli. È Matilde Serao, la grande scrittrice e giornalista, che descrive così il talento della Duse. Eleonora Duse, la più grande attrice di prosa italiana, in scena fin da quando ha 5 anni, cominciò a recitare girando nei teatrini di provincia con i suoi genitori, attori di poca fortuna. Lei, invece, la fortuna e la fama se le è conquistate e dopo i primi anni di povertà e di stenti è diventata la divina, acclamata da tutti nel periodo della Belle Époque, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. Amò moltissimo Venezia, si sentiva veneziana nell'anima. Ha abitato in una casa sul Canal Grande che era sempre aperta agli intellettuali dell'epoca. Ed è proprio a Venezia, sull'isola di San Giorgio, che si trova un piccolo gioiello che la Fondazione Cini ha voluto chiamare la stanza di Eleonora Duse. È la più completa raccolta di documenti sulla vita dell'attrice. Qui rivive il suo mito attraverso i suoi contratti teatrali, le fotografie, i cimeli che l'hanno accompagnata durante le tournée e i suoi meravigliosi abiti. A Venezia, una città che è un teatro naturale, va in scena il primo atto di un'appassionante storia d'amore. È il 1895 quando Eleonora Duse inizia la sua relazione con Gabriele D'Annunzio.